A Sant'Elia, per il ritorno del Cagliari nel calcio dei grandi, c'è un cliente molto scomodo, l'Inter di Trapattoni, affamata e reduce da un'annata di malintesi, al tempo stesso rinnovata, più veloce e con tanti campioni del mondo in campo. I sardi di Ranieri sin dall'inizio non rinunciano al loro gioco e questo, vista la differente caratura delle due formazioni, permette ai nerazzurri di avvicinarsi subito dalle parti di Jelpo, un futuro da avvocato, un presente da bravo portiere. Nella ripresa accade veramente di tutto. Stringara arriva a Berti, la difesa del Cagliari fatica sempre di più a contenere gli attacchi ospiti e, complici anche i difensori sardi, comincia lo show di Klinsmann, tedesco tanto rapido quanto furbo e opportunista. Dopo 13 minuti arriva così la sua prima rete. Il Cagliari, ma per fortuna solo qualcuno, perde per un attimo la calma. De Paola viene espulso per un fallo su Pizzi, ex Parmense, sul quale chi si intende di calcio scommette ad occhi chiusi. Il Cagliari è ancora sul colpo quando Bianchi, assistente di Klinsmann, dà in là per l'azione del secondo gol. Poi il portiere sardo ce la mette tutta per cercare di contenere il passivo, ma nulla può quando il suo incubo personale, Jürgen Klinsmann, gli si presenta tutto solo di fronte. È il gol del 3-0. Qualcuno dice Trapattoni non si difende più, ma Trapattoni si era mai difeso con le sue squadre? No, ho invitato a guardare l'almanacco per vedere come ci schieravamo sempre, come ci sono sempre schierate le mie squadre, quindi con sempre due mezze ali, due punte e un tornante. Raramente ho giocato senza quattro attaccanti. Pizzi, una scommessa già vinta? No, non ancora, però il Pizzi che si è visto oggi è il Pizzi già che io conosco, quindi un ragazzo che deve prendere sempre più confidenza con questa massima divisione. Le difficoltà magari in un primo tempo dove la marcatura stretta appunto di De Paola e gli spazi stretti non ha avuto modo di brillare come magari ha brillato un po' al secondo tempo, però un Pizzi già più che ottimo. Ranieri, classica partita della matricola contro la grande, primo errore e la punizione. Ma sì, diciamo che dopo le due fiammate iniziali dell'Inter, il colpo di testa di un mio difensore deviato stupendamente da Jelpo e il palo colpito dagli attaccanti dell'Inter, la squadra si era assestata bene e l'Inter trovava delle difficoltà a fare il suo gioco. Avevamo chiuso molto bene le fasce, centralmente non riuscivano a fare il loro solito gioco. Purtroppo c'è stato quel colpo di carambola tra due miei difensori e Klinsmann giustamente ne ha approfittato e dopo l'espulsione poi dopo non c'è stata proprio più partita. È una squadra diversa rispetto a quella dello scorso anno, c'è qualcosa in più? Boh, non si può dire così dopo la prima partita, dobbiamo aspettare ancora un paio di partite, ma abbiamo... ci sono arrivati un paio di altri giocatori, per esempio c'è questo giovane Pizzi, un giocatore che è capace anche di giocare sulla fascia sinistra, poi c'è Stringara per esempio che sa sempre benissimo dove c'è lo spazio per noi attaccanti, allora magari abbiamo migliorato un po'. Allora Pizzi, com'è la strada da Parma a Milano? Difficile, piena di curve o tutta dritta, facile? No, se è come oggi è abbastanza facile, se è abbastanza dritta. Senti, una grande Inter, un grande Pizzi su cui Trapattoni ha scommesso, e poi? Poi speriamo di andare avanti così, niente, oggi abbiamo fatto una buona partita, una buona gara, però è solo la prima. Senti, era passata quasi un'ora, stavate già assaporando la speranza di almeno di un pareggio, un bel risultato contro l'Inter. Sì, logicamente, penso che noi giocavamo un po' di uguale a uguale, soprattutto il primo tempo abbiamo giocato bene, alla seconda partita, al secondo tempo abbiamo fatto lo stesso, provare a giocare uguale a uguale, andare a prenderle davanti alle difensori di Inter, ma logico hanno trovato questo gol un po' con fortuna e questo è stato per noi un po' cominciare questi 10 minuti di disattenzione e dopo la partita era finita. Grazie.